Sto mettendo sulla trasmissione sullo specchio dell'anima. Vediamo. Ecco qua. Siamo in diretta sullo specchio dell'anima. Buonasera, buonasera amici lì dello specchio dell'anima. Buonasera agli amici che stanno entrando, che entreranno man mano che arrivano. Sappiamo che è una giornata caldissima perché per alcuni posti la gente sta in vacanza, ma noi comunque siamo qua, che poi potete seguire in differita domani, dopodomani, quando è più comodo per voi. Noi siamo qui per voi comunque. Questa sera facciamo la serata sulla medianità e continuando lo studio del libro di André Luiz, psicografato da Chico Xavier, che si chiama Nei domini della medianità. E faremo la lettura del capitolo 5, che è pieno di colpi di scena, è molto interessante questo capitolo. Poi alla fine ciao Rosaria, poi farò un piccolo una fa far vedere una piccolo un piccolo filmato piccolino di 1 minuto delle cose che noi abbiamo già parlato con voi, abbiamo già chiarito con voi su questi argomenti, ma per far vedere un po' così dovrò fare tipo traduzione simultanea perché è in portoghese. E io non ho avuto tempo di tradurlo, ma si capisce comunque che cosa che abbiamo già chiacchierato, già parlato di queste cose. Prendete le vostre bottiglie d'acqua, prendete la vostra acqua, mettetele vicino a voi e per essere fluidificata, magnetizzata, benedetta, ok? Adesso lasciamo tutti i nostri problemi indietro e concentriamoci su di noi, su questa serata. Chiediamo ai benefattori spirituali di questa casa e di tutte le case che adesso si entrano in connessione con noi. Chiediamo inoltre che questi spiriti benefattori proteggano queste case e fanno come un alone di protezione per evitare qualsiasi disturbo nelle loro case. Chiediamo inoltre agli spiriti protettori ancora di magnetizzare, fluidificare, benedire queste acque con le essenze balsamiche della natura che sappiamo che il mondo spirituale porta per noi, che queste acque possano servire affinché possa dare sollievo ai nostri problemi, alle nostre situazioni che dobbiamo risolvere. Sappiamo che il mondo spirituale è sempre vicino a noi e non ci abbandona mai. E chiediamo inoltre che questa trasmissione sia capita nel cuore e nella mente di ognuno di noi. Ok, grazie. E grazie ragazzi, voi lì dello specchio dell'anima. Oggi no, ancora non è entrato Andrea. Se entra Andrea, poi chiederò a lui di leggere le domande, ok? Se no, dovrò rispondere alle vostre domande dopo, quando avrò finito la trasmissione. Dopo che abbiamo finito, vi mando il testo che adesso condivido con voi, con lo schermo, di questa sera che dobbiamo vedere, ok? Ecco qua. Il testo si chiama. Siamo nel capitolo 5, che non so se vi ricordate, ma questi spiriti benefattori, questi spiriti istruttori, maestri che accompagnavano André Luiz, no? Il nostro amico di nosso lar. No, André Luiz acompanhava André Luiz a fare la visita a un gruppo di riunione come il nostro qua, só che lì era presenziale, invece
qua stiamo facendo attraverso web, attraverso lettere, ma non impedisce che sia a livello cosmico la stessa cosa. Então, loro stavano in questo gruppo analisando il lavoro che loro dovevano svolgere lì. E comincia così, questo capitolo, assimilazione di corrente mentale. Guarda che stiamo studiando la medianità, perciò dice, ma che c'entra tutto ciò? Vedrete cosa c'entra tutto ciò. Okay? Allora, mancavano solo 2 minuti alle ore 20, quando il dirigente spirituale più responsabile diede entrata alla piccola sala. Il nostro orientatore articolò la presentazione. Questo tutto nel mondo spirituale. Il fratello Clementino ci abbracciò accogliente. La casa appartiene a tutti noi, spiegò sorridente. Ci sentivamo quindi a nostro agio nel compito di cui eravamo investiti. Vuol dire, la casa dove loro stavano, oddio, in questo ambiente virtuale che stiamo noi anche. No? Era di tutti gli spiriti che venivano lì per imparare, per aiutare, per sostenere. E di quelli che venivano anche a usufruire delle benedizioni e della energia di questa riunione. A questo punto, diverse entità del nostro piano si posizionarono accanto ai medium che erano di servizi, o che sia. Lui ha visto, Andrea Luiz racconta, no? Che molte entità del piano spirituale erano lì e si erano posizionate accanto ai medium, che mi sembra che in questa riunione erano 6 medium, c'erano 6 medium in questa riunione. No? Durante le riunioni, i medium cominciano a sentire prima l'avvicinamento dei mentori. Quali sono queste sensazioni? Come loro sentono? Che cosa sentivano? Varia di persona a persona, brividi, sonnolenza, stordimento. Allora, non possiamo fare una lista delle cose che accadono quando sentiamo la presenza dello spirito vicino a noi. Perché? Perché per ogni persona è diverso. C'è gente che sente un brivido nella nuca, altri che sentono un brivido tutto il corpo, altri che sentono degli spasmi, altri che si sentono un po' sonnolenti, storditi. Per ogni persona è una cosa diversa. Vi dico che addirittura alle volte viene pure mal di pancia, da dover andare in bagno. Alle volte viene pure mal di pancia, quando è un lavoro medianico, perché il corpo viene utilizzato e come il corpo viene utilizzato, diciamo così, utilizzato nel senso che l'energia di quel corpo viene utilizzata, del medium viene utilizzata, então il corpo si risente della presenza dello spirito che è vicino a lui, perché sono di dimensione diversa, sono di estratti diversi che, diciamo così, si devono adattare uno all'altro. Clementino, che è un altro personaggio che adesso è entrato, è un essere più superiore a loro, André Luiz, a quello che stavano lì, addirittura superiore a Aulus. Clementino avanzò nella direzione di Raul Silva, che era il medio principale della casa, che abbiamo visto nei capitoli anteriori. Vicino a chi si trovava in silenziosa riflessione. Então, Clementino stava in silenziosa riflessione vicino a questo Raul Silva. Poco dopo, Aulus mi invitò al psicoscopio e, graduandolo in una nuova modalità, ci raccomandò un attento esame. Vuol dire, utilizzando quell'apparecchio psicoscopio che abbiamo capito, no? Quell'occhialino che può vedere la persona come è dentro, attivò, diciamo così, un'altra ha graduato in un'altra modalità. Mi concentrai sui compagni incarnati, sulle persone che stavano sulla riunione, e graduandolo su una nuova modalità. Scusa, è incarnato in concentrazione mentale, identificandoli sotto un aspetto diverso. Então, loro erano i medium che stavano lì e
e le persone che stavano presenti alla riunione erano in concentrazione mentale, stavano tutti concentrati. Questa volta i veicoli fisici apparivano come se fossero correnti elettromagnetiche ad alta tensione. Vuol dire i corpi dei personaggi, delle persone che stavano lì, sembravano che non erano più corpi, che erano correnti elettromagnetiche di alta tensione, vuol dire quei raggi, lampi, tutte queste cose che uscivano dai corpi di questi, degli esseri che stavano lì, degli esseri vivi, degli incarnati, delle persone che stavano nella riunione. Di noi, se ci sta un mondo spirituale che ci sta vedendo, loro percepiscono in noi questa energia, no? Il sistema nervoso, vede che c'entra tutto con la medianità, il sistema nervoso, i nuclei ghiandolari e i plessi, che sono i plessi solari, plesso splenico e tutti i plessi, emettevano una particolare luminescenza. Vuol dire tutti i chakra cominciavano a vorticare e cacciare questa luminescenza. E accostandosi al cervello, la mente sorgeva come una sfera di luce peculiare, offrendo in ogni compagno un determinato potenziale di radiazione. Allora, vicino al cervello delle persone che stavano lì, degli incarnati, di questi che erano medio, c'era questa sfera di luce, no? Che determinava che tipo di potenziale, se era psicofonico, se era psicografico, se era di audioudienza, di chiarovidenza. In questa sfera luminosa era condensata il potenziale della radiazione di queste qua. Allora, immaginiamo che noi stiamo leggendo un libro che è stato pubblicato nel 1957-58, no? Chico non aveva una cultura di nessun tipo di... No, non è che aveva viaggiato, era terza elementare, vuol dire, non conosceva molte cose, no? Então, le informazioni che il mondo spirituale dava a lui erano informazioni esoteriche, erano informazioni particolari. E noi abbiamo trovati negli Egizi, nei papiri egiziani, non so se riuscite a vedere, poi vi mando il testo a voi, queste sfere che accostano, che stanno vicino alla testa delle persone. Qua è una raffigurazione delle persone che fanno un ricettario di erbe medicinali per guarire qualcuno, questa rappresentazione qua specifica, no? E chiaramente per la capacità di questi guaritori, no? È determinata da queste sfere. Gli egiziani sapevano queste cose. Loro sapevano da più di 5.000 anni fa. E André Luiz ha potuto constatare questo. È interessante. Vediamo che per me è meraviglioso poter constatare questo. Scorgendo la nostra curiosità, perché André Luiz ha detto cosa? Che cosa sto vedendo? Com'è questa roba che sto vedendo? No? L'assistente spiegò: in qualsiasi studio medianico non possiamo dimenticare che l'individualità spirituale nella carne vive nella cittadella atomica del corpo. Vuol dire, tutto quello che facciamo a livello medianico, medianimico, no? Diciamo così, nella cittadella atomica, perché noi siamo pieni di atomi del nostro corpo, formato da risorse prese in prestito dall'ambiente del mondo.
Puoi dire, abbiamo sempre detto, pure Paolo ha detto, no, niente è nostro, è tutto dato in prestito da Dio. E da dove attingiamo tutto questo? O materiale, tutto materiale che abbiamo bisogno? Il sangue, il cervello, i nervi, le ossa, la pelle, i muscoli, rappresentano materiali che si addensano tra loro per la manifestazione transitoria dell'anima sulla terra, costituendoli un vestito temporaneo, secondo le condizioni in cui la mente si trova. Ossia, quando noi ci incarniamo, utilizziamo materiale che esiste, no? O fluido cosmico di questo pianeta, adatto a questo pianeta, per costituire, per creare la materia, atomica del nostro corpo. E lui ti sta specificando questo. In questo momento, il fratello Clementino mise la mano destra sulla fronte dell'amico che guidava il gruppo, trasformando, mostrandosi a noi più umanizzato, quasi spento. Che significa? Il fratello Clementino, quest'altro personaggio che è entrato, questo Clementino, ha messo la mano sulla testa di Raul Silva. E si mostrò a Andrea Luiz e a tutti quanti del piano spirituale un po' quasi umanizzato, ma un po' spento. Che significa? Come era un essere di luce, Clementino, ha dovuto abbassare la sua luce, ha dovuto diminuire la sua luce. Perché è tipo così, tu non puoi tu non puoi arrivare a un bambino e dire, lui è pestiggiato con l'amighetto e tu dici, ma che hai fatto? Non deve pestiggiare perché siamo in una società, dobbiamo comprenderci, in questa società c'è bisogno di dire dei paroloni a un bambino, dobbiamo dire le frasi, diciamo, amore mio, fa pace col tuo amighetto perché non è bello pestiggiare, voi giocate insieme usando il linguaggio che è adatto, no? Então, a stessa cosa, Clementino ha dovuto scendere sul piano terreno perché loro stanno sulla terra, anche se nel mondo spirituale, in un'altra dimensione, loro scendono, ma devono adattare il loro corpo perché sennò il medium non avrebbe sopportato l'energia di un essere superiore. Non l'avrebbe proprio sopportato, si crepa, potrebbe pure crepare, no? Il benefattore spirituale che ora ci guida, sottolineò il nostro istruttore che parlava di Clemente, no? Di Clementino, ci sembra più pesante perché ha smorzato l'elevato tono vibratorio in cui respira abitualmente. Lui sta in un piano più elevato, addirittura più elevato di nosso solar, e dice, ha dovuto smorzare il suo tono vibratorio che lui è abituato, scendendo alla posizione di Raul, vuol dire alla posizione do medio incarnato. Tanto quanto gli è possibile, perché non è che lui riesce a smorzare completamente, no? Per il beneficio del lavoro che sta iniziando. Então, per poter compiere questo lavoro, aveva bisogno di poter scendere e smorzare la sua energia. Ora influenza la vita cerebrale del conduttore della casa, puoi dire adesso, influenza il cervello di questo Raul Silva, nel modo in cui il musicista insegni maneggia rispettoso un violino di alto valore, nel quale conosce la forza e l'armonia. Então, sta paragonando, dicendo, il Clementino utilizza Raul come se fosse rispettosamente, utilizza il corpo di Raul, no? Che mette la mano sulla testa di Raul, come se fosse di alto valore, un violino di alto valore, che conosce la forza e l'armonia di questo oggetto e maneggia con cura, perché se lui eccede può far male al medico. Notiamo che la testa venerabile di Clementino passò a emettere raggi fulgoranti, nello stesso tempo in cui il cervello di Silva, sotto le dita del benefattore, si aureolava di luce intensa, anche se diversa. Vuol dire, non era la stessa luce di Clementino, ma
c'era fatto come quell'aureola che hanno i santi, no? Che irradiava luce, ma non uguale a Clementino, perché era un Silva, era incarnato, era un essere umano incarnato e qua stava. Il mentre disincarnato alzò la voce toccante, supplicando la benedizione divina con espressioni che ci erano familiari, espressioni questa che Silva trasmesse ugualmente ad alta voce, imprimendogli loro piccole sfumature. Ossia, Clementino ha fatto la preghiera iniziale e Raul Silva, sentendo l'energia di questo benefattore, ha parlato, ha trasmesso quello che Clementino stava dicendo, no? Anche se in maniera diversa, perché il medium non è che riesce a 100% trasmettere quello che dice lo spirito. Tutto passa attraverso il medium, anche se non è ipsis litteris, puoi dire. Anche se il messaggio non è tale quale, no? Il messaggio si adatta al medium, come all'acqua a un recipiente. Il messaggio spirituale, l'essenza è l'acqua. La forma come l'acqua appare dipende dal recipiente. Un stesso messaggio può avere forme diverse, ma una sola essenza. Come Kardec faceva la stessa cosa con il messaggio che riceveva dai veri medium di tutto il mondo, poi catalogava e prendeva l'essenza di quello che loro dicevano, che erano uguali. Per esempio, no? Se noi prendiamo l'acqua, riempiamo bicchieri, congeliamo l'acqua, no? Dopo se prendiamo il ghiaccio che sta dentro qua, c'era la forma del bicchiere. Se invece prendiamo una bottiglia, avrà la forma della bottiglia. Se prendiamo un vasetto, una cosa, sarà la forma su una scatola, avrà la forma della scatola. Vuoi dire, tutto passa attraverso medium, sì, ma il messaggio si adatta al tipo di medium. Se un medium è capacitato, è bravo, è molto capace, sicuramente passerà molto, ma dipende molto da come è questo medium. E abbiamo già detto che durante il processo di medianità, a maggior parte, il 70% è del medium, il 30% è dello spirito. È molto raro che sia il contrario. È molto molto raro che 70% sia lo spirito che parla e 30% sia solo il medium. È molto raro. Solo medium proprio di grande elevatezza, solo medium acclamati proprio Chico, per esempio, era così. 100% non ci sta mai, perché c'è sempre la parte del medium che si manifesta durante la trasmissione con lo spirito. Então, la maggior parte è 70% il medium, 30% lo spirito, perché non siamo ben addestrati. Perché quando siamo ben addestrati, beh, siamo a livello di un Chico Xavier, di un Divaldo Franco e di altri, per esempio, Giuseppe Palladino e altri medium che è Gustavo Roll, lì potevamo dire che c'era un 50-50, no? Ma è molto raro. Con l'emozione che invadeva tutti noi, un dolce silenzio si interpose durante rapidi minuti. Fili di luce brillante legavano i componenti della tavola, facendoci percepire che la preghiera li univa più fortemente tra loro. Então, loro erano un gruppo, stavano seduti su questo tavolo. E durante la preghiera, non durante questa preghiera che ha fatto Clementino, fili di luce si collegavano. Se noi potessimo vedere con gli occhi dello spirito, anche se siamo distanti tra di noi, fili di luce ci collegano pure noi, a un livello più ampio, diciamo così, no? Collegando ognuno, perché abbiamo la nostra conoscenza di gruppo, siamo un gruppo e come gruppo ci appoggiamo a vicenda, facciamo come se fosse una stessa famiglia. E questa energia, guarda che non è da poco, eh? È una cosa importante, è una cosa seria.
che questa energia, se possiamo approfittare, no? Durante, per poter aiutare qualcuno, è il momento giusto di mandare questa energia alle persone che hanno bisogno. Finita la preghiera, mi avvicinai a Silva, no? Guardi più. Volevo approfondire le impressioni che gli assalivano il campo fisico e gli osservai poi tutto il busto, compreso le braccia e le mani, sotto una vigorosa forza, onda di forza, a rizzargli la pelle in un fenomeno di dolce eccitazione, come un gradevole brivido, vuol dire, aveva la pelle d'oca, no? Andrea Luisa è andato vicino a Silvia e ha visto che lui teneva la pelle d'oca, è chiaro, dopo Clementino, che era un spirito di luce, vicino a lui, ma un minimo che poteva avere era la pelle d'oca. No? Questa ondata di forza poggiava sul plesso solare, qua, no? Dalla bocca dello stomaco, diciamo così, dove si trasformava in un luminoso stimolo che si stendeva dai nervi fino al cervello, dal quale si diramavano attraverso la bocca sotto forma di parole. Vuol dire, quello che lui stava percependo da Clementino, Raul Silva, no? Quer dizer, lui non percepiva, eseguiva. Andrea Luiz lo percepiva perché guardava, vedeva dal mondo spirituale quello che accadeva. Então, quando lo spirito parlava attraverso di lui, il plesso solare si illuminava, saliva questa ondata di luce attraverso i nervi fino al cervello, no? E quando arrivava nel cervello andava verso la bocca e usciva come parola che le persone ascoltavano. Accompagnandomi all'analisi, spiegò: il getto di forza mentale del fratello Clementino ha agito sull'organizzazione psichica di Silva, vuol dire, ha utilizzato la sua organizzazione psichica, ossia ha utilizzato lui come la corrente diretta alla lampadina. Ecco qua. Appoggiandosi sul plesso solare, si elevò al sistema neurocerebrale come l'energia elettrica di una centrale emittente che raggiungendo la lampadina si diffonde nel filamento incandescente, producendo il fenomeno della luce. Ossia, per poter accendere la lamellina, no? Della lampadina, no? È come se ricevesse l'energia della centrale elettrica che passa attraverso i fili, arriva alla lampadina e si accende, si appiccia, come si dice qua, no? È la stessa cosa, vedi? La luce che entra attraverso il plesso solare, qua, no? Nella figura dell'uomo, e che raggiunge il cervello e che poi si radia. In questo momento Andrea Luiz ha fatto una domanda, no? Già che stiamo parlando di correnti, voltaggio e cose varie, ma il problema do voltaggio? Se è 110 o 220, no? Se questa energia c'è un può essere calibrata, può essere misurata, come il problema del voltaggio? E aí lui ha detto: non è stato dimenticato, Clementino graduò il pensiero e le espressioni in accordo con la capacità del nostro Raul. Vuoi dire, e come fa? Se è troppo, lui crepa Raul, perché è una luce, è una forza molto intensa, e se è poca, non arriva a lui. Dice, no, lui ha graduato il pensiero e le espressioni in accordo con la capacità del medium e dell'ambiente che lo circonda, adattandoli alle possibilità tanto quanto il tecnico dell'elettricità controlla la proiezione di energia secondo la rete degli elementi ricettivi. Vuol dire, il tecnico sa dove mettere, come fare per correre i fili, e un problema del voltaggio, lui, la capacità che ha di ricevere di più o di meno energia in una casa. Se io accendo tutti gli apparecchi, finisce che si spegne la luce, no? Se accendo tutti gli apparecchi che ho in casa, il voltaggio non è sufficiente, non ce la fa. Invece, se io faccio gradualmente, potrò utilizzare gli apparecchi ognuno al suo momento.
Aí Luiz disse: ogni recipiente riceve secondo la struttura che gli è propria, ossia, ognuno riceve di acordo con quello che ha, come è fatto. Se è più sviluppato, meno sviluppato, dipende di ognuno di noi. Então, la medianità è ogni caso è un caso. I confronti di Aulus suggerivano belle domande. Il collegamento elettrico genera luce nella lampada e lì il contatto spirituale, naturalmente, da comodo di Duchemin, improvvisava ugualmente forza a spargere dal cervello e dalla bocca di Silvia sotto forma di parola e raggi luminosi. Então, vuol dire, quello che lui percepiva, no? Di Clementino arrivava a lui e lui parlava e Andrea Luiz vedeva che queste parole erano accompagnate da raggi luminosi. L'istruttore percepì in lui la muta domanda e si affrettò a precisare, perché Andrea Luiz sempre volendo sapere le cose, curiosone, então loro sapevano già che lui era un curiosone. Ragazzi, mi devo solo un attimino perché sudo e il mio occhiale comincia a abbassare, ad accadere. Allora, la lampada, e si affrettò a precisare. La lampada nel cui bulbo si produce la luce emette da sé fotoni, che sono elementi vivi della natura, a vibrare nello spazio fisico attraverso dei movimenti che gli sono peculiari. E la nostra anima, nella cui intimità si processa l'idea irradiante, vuol dire nella nostra anima, quando riceviamo questa energia e la processa questa idea irradiante, getta fuori da sé i principi spirituali condensati in una forza misurabile e multiforme del pensiero. Principi questi con cui influiamo nello spazio mentale. I mondi agiscono uno sull'altro con le radiazioni che emettono e le anime si influenzano a vicenda tramite gli agenti mentali che producono, ossia tutta questa energia, no, che loro ricevevano, come se fosse una energia elettrica che arriva alla lampadina, no? Una volta condensata, una volta arrivata, per poter accendere, no? O il recipiente deve essere pronto. E essendo pronto, questi fluidi, queste cose, influenziano e arrivano nello spazio mentale, nella nostra mente, e dalla nostra mente viene processato, e processando arriva a noi nelle varie forme, o psicografia, o psicofonia, vede le cose, intuisce, percepisce, riesce a predire le cose. Então, arriva a ognuno di accordo con quello che ha. La parola serena e precisa dell'orientatore si costringe alla meditazione, anche se veloce. Loro si sono messi a ragionare. Le notti chiare intorno all'energia mentale mi hanno portato a riflessioni preziose. Andrea Luiz stava notando, stava segnando tutto quello che stava, così, e stava si preparando per fare altre domande lui. Così il pensiero non sfuggiva alle realtà del mondo corpuscolare, ponderai tra me e me, dice così, o pensiero crea veramente la realtà e non sfugge alla realtà di questo mondo che esiste, corpuscolare, vuol dire pieno di corpuscolo, di atomi, di cellula, di energia che sta attorno a noi. Così come abbiamo sulla Terra preziose osservazioni allusive alla chimica della materia densa, relazionandoli alle unità atomiche, il campo della mente offriva ampia espansione allo studio delle sue combinazioni. Vedi che cosa ha ragionato Andrea Luiz? Ha fatto il paragone tra la chimica della tabella periodica delle unità atomiche, no?
della terra, delle cose, delle combinazioni della materia e della terra sul nostro campo mentale. E ha detto che queste combinazioni di questa energia portavano a una espansione tanto grande e a tante altre combinazioni. A lui comincia pensieri di crudeltà, di rivolta, di tristezza, di amore, di comprensione, di speranza o di gioia, avevano natura differenziata, con caratteristica e pesi proprio, addensando l'anima o assottigliandole, al di là del definirle le qualità magnetiche. L'onda mentale possiederebbe determinati coefficienti di forza nella concentrazione silenziosa della parola esteriorizzata o nella parola scritta. Wow! Ragazzi, pensieri di crudeltà, rivolta, amore, comprensione, tutto questo ha un peso, ha una densità, una forza misurabile. Qua sta dicendo che è misurabile e che poi viene esteriorizzata nella parola parlata o nella parola scritta. Comprendevo in questo modo, ancora una volta e senza alcuna oscurità, che siamo naturalmente vittime o beneficiari delle nostre creazioni, a seconda delle correnti mentali che proiettiamo. Schiavizziamoci a compromessi con le nostre esperienze passate o liberandoci per avanzare del progresso, conforme le nostre decisioni e attività, in armonia o in disarmonia con le leggi eterne. Lui dice, a questo punto, sapendo che ogni cosa, ogni pensiero di crudeltà, tristezza, amore, comprensione, speranza, gioia, hanno un peso, hanno una densità, hanno una qualità magnetica definibile, no? Lui ha detto, a questo punto, siamo noi vittima o beneficiari, qua è chiarissimo, vittima o beneficiari delle nostre creazioni. È impressionante. E qua lui sta dicendo, attenti ragazzi. Qua viene altra roba. Stiamo comunque finendo che siamo nel 4. Ok, dependendo di sempre il nostro libero-arbitrio, siamo sempre noi che decidiamo, ma in armonia o in disarmonia con le leggi eterne. È arrivata Bea, la nostra mascotte. Solo Loki, tuttavia, non avrebbe dovuto protrarsi. Il nostro orientatore, attento agli obiettivi della nostra permanenza nella casa, mi chiamò per nuove osservazioni, perché loro non stavano lì per fare tutta questa divagazione mentale. Erano osservazioni di Andrea Luiz, ma il orientatore dice: noi siamo qua per fare un lavoro, fermiamoci un attimo con tutto questo ragionamento, perché non possiamo perdere tempo che dobbiamo lavorare. Allora, avete osservato la comunanza fra Clementino e Silva, vuol dire loro erano in comunione nel momento della preghiera? Avete osservato? E dinanzi alla nostra aspettativa di studenti continuò. Abbiamo visto qui il fenomeno della perfetta assimilazione delle correnti mentali, che di solito presenti a quasi tutti i fatti medianici. Tutta quella roba là dell'energia nel plesso solare, delle correnti elettromagnetiche o della vibrazione come se fosse della lampadina, no? Tutto questo durante la preghiera, durante questa comunione di pensiero, accade in tutti i fatti medianici. Per chiarezza di ragionamento, confrontiamo l'organizzazione di Silva, ossia, quando dice organizzazione, vuol dire il corpo, la struttura fisica di Silva. Il nostro compagno incarnato ha un apparecchio ricevitore, come quelli che conosciamo sulla Terra nel settore della radiofonia. Vuol dire, loro stanno dicendo come apparecchio radio, come una radio. L'emissione mentale di Clementino
condensandoli o pensiero e la volontà, coinvolge Raul Silva. Vuol dire, l'invenzione mentale di Clementino arriva condensando o pensiero e la volontà, perché lui mette pure la volontà, diciamo così, agisce nel pensiero e nella volontà di Raul, no? In una profusione di raggi che gli raggiungono il campo interiore, dentro, su, primariamente dai pori, tutti i pori, che sono miriadi di antenne. Sta dicendo che tutti i nostri pori, no? Durante la espressione medianica, fungono da antenna, dove tutta l'energia esce e entra, no? Con un miriade di antenne sulle quali questa emissione acquisisce l'aspetto di impressioni deboli e indecise. Queste impressioni si appoggiano sui centri del corpo spirituale, sui vari chakra, sui vari centri vitali, che funzionano a guisa di condensatore. Raggiungono subito i cavi del sistema nervoso, sempre arriva al sistema nervoso a svolgere il ruolo di preziose bobine di induzione, che è a dimestichezza con l'elettricità, con la meccanica, con queste cose di bobina, induzione, queste cose, elettricità. No? Sa benissimo, un elettricista sa benissimo di che stiamo parlando, diciamo, accumulandosi lì in un lampo e ricostituendosi automaticamente nel cervello, vuol dire, cacciava questo lampo di luce e andava subito nel cervello, dove abbiamo centinaia di centri motori, simili a una miracolosa tastiera di elettromagneti, collegati tra loro e nei cui fulcri dinamici si processano le azioni e le reazioni mentali. Vuol dire, ognuno pigiava un suo tasto elettromagnetico nel cervello per poter far agire il medium di accordo con quello che lo spirito pretendeva o voleva che fosse realizzato, che determinano le vibrazioni creative e il pensiero, del pensiero o della parola. Considerandosi il cervello come una potente stazione emittente e ricevente, e la bocca un prezioso altoparlante. Vuol dire, lui ha fatto questo paragone, che il cervello è la radio e la bocca l'altoparlante. Tali stimoli si esprimevano anche per il meccanismo delle mani e dei piedi, o per l'impressione dei sensi e degli organi che lavorano nella funzione di una gru e dei conduttori, trasformatore e analizzatore sotto comando diretto della mente. Tutto parolone che per noi alle volte non si capisce molto perché non siamo elettriciste, non siamo gente esperta nell'assunto, ma quello che possiamo capire qua, che dependendo, per esempio, è Florence Anton che fa la pittura medianica, no? Lui, quando fa la pittura, l'ho visto, ho domandato a lui, ma perché tu togli le scarpe quando fai la pittura? Io pensavo che era per poter assorbire l'energia della terra, perché lui potesse ricevere questa energia. Lui ha detto, no, è che io non so mai se devo dipingere con le mani o con i piedi. Então, eu sou preparado, tolgo le scarpe, estou com i piedi nudi, perché se devo dipingere coi piedi, sono già pronto. Então, lui non sa se lo spirito chiede da lui che se deve fare i quadri, dipinge medianicamente, con le mani e coi piedi. Então, è qua sta dicendo, no? Che è stimolo che vanno a dare impressione nei vari sensi e negli organi, no? Di acordo com quello che il medium deve realizzare. La delucidazione non poteva essere più semplice per loro, per noi no, per noi non è per niente semplice, più complicato, ma offriva un'opportunità di indagine più ampia. Ecco Andrea Luiz, un'altra volta che vuole indagare. Abbiamo quindi qui la tecnica del proprio pensiero? Domandò Ilario con interesse. Non tanto, aggiunse l'interlocutore, il pensiero che ci è esclusivo
fluisce incessantemente dal nosso campo mentale. Il nosso pensiero está sempre fluendo, estamos sempre em pensiero, não te fermiamo mai di pensare, no? Do nosso campo cerebrale, tanto quanto le onde magnetiche e caloriche che ci sono particolari e lo utilizziamo normalmente, azionando le risorse di cui disponiamo. Vuol dire, nel momento che abbiamo bisogno di qualcosa, noi azioniamo quella risorsa. Non sarà comunque così facile stabilire la differenza tra la creazione mentale che ci appartiene e quella che ci si incorpora nella testa, riflette il mio collega perplesso. Alle volte voi mi avete già domandato questo: quando è che so che un pensiero è mio o è dello spirito? Come faccio a sapere? No? È questo che lui sta domandando, no? La tua affermazione è carente di basi, esclamò l'assistente. Qualsiasi persona che sappia gestire la propria attenzione osserverà il cambiamento dal momento che il nostro pensiero vibra in un certo grado di frequenza, al concretizzarsi nel nostro modo speciale di espressione, nel circolo delle abitudini e dei punti di vista e dei modi e nello stile di chi sono peculiari. Ossia, qualsiasi persona che conosce se stesso, sta dicendo qua, sappia gestire la propria attenzione, no? Osserverà quando possiamo percepire, quando abbiamo questo cambiamento di tono, di parola o di pensiero. Perché noi normalmente che cosa pensiamo? Normalmente come parliamo? Normalmente come facciamo a interagire? Anche se in realtà il mondo spirituale è sempre vicino a noi e diciamo, ci soffia, ci dà sempre suggerimenti. Ma noi sappiamo quando è suggerimento nostro e quando è del mondo spirituale. Quando? Quando no, conoscendo noi stessi. Poi qua lui dà un esempio che è interessantissimo, che dobbiamo essere attenti. E Bonario commentò, beh, entusiasta, diciamo così, molto, un bello umore, no? Commentò. In assunti di questo tipo, diciamo, per sapere se è mio o se è dello spirito, no? È essenziale molta attenzione nel giudicare, perché mentre affiniamo i criteri del calibro terreno, abbiamo una vita mentale quasi sempre parassitaria. Ogni volta che occultiamo l'onda del pensiero che ci è propria per riflettere e agire con pregiudizi. Allora, lui sta dicendo qua, prima di entrare negli altri dettagli, no? Che noi, a maggior parte della nostra vita, è parassitaria. Perché parassitaria? Perché noi assorbiamo, no? Noi occultiamo, lasciamo perdere la onda del nostro proprio pensiero, che è nostro, no? Per agire con i pregiudizi di altri. Pregiudizi consacrati o con la pragmatica dei costumi prestabiliti, quello che dicono gli altri, quello che la società ti dice, quello che il mondo ti fa vedere, che sono cristallizzazioni mentali nel tempo o con le mode del giorno. Ah, adesso è moda fare questo, adesso è moda fare meditazione akashica, adesso è moda fare la lettura del tarocco, adesso è moda fare modismo, i vari modismi vari, no? E le opinioni degli amici che costituiscono facili accomodazioni con un minimo sforzo. Ossia, non ci vogliamo pensare troppo, accettiamo quello che dicono gli altri, gli amici ci danno, gli opinionisti vari, no? E noi diciamo sì, è vero, e non ci pensiamo troppo, ma non, diciamo, non voglio sforzarmi tanto a pensare e a formulare la mia idea, il mio pensiero. Basta però affezionarsi agli esercizi, a lui sta dando la soluzione. Basta però affezionarsi agli esercizi di meditazione, allo studio edificante e l'abitudine di discernere per capire dove si trova la fascia del pensiero, identificando chiaramente le correnti spirituali che andiamo a assimilare. Ossia, se come noi facciamo meditazione, siamo qua in un studio edificante, che è questo che stiamo facendo, e l'attitudine di discernere, di
vedere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, di poter capire le cose, possiamo identificare quello che stiamo assimilando dal mondo spirituale o quello che stiamo assimilando dal mondo terreno che ci impatta con tutte le informazioni, con tutta questa, diciamo, queste convinzioni limitanti che abbiamo di accordo con la famiglia, con la società, con la religione, con tutte le altre cose che ci soffocano, e quello del mondo spirituale. Ho detto già a voi che Wayne Dyer, no, un psicoterapeuta molto famoso, bravo, mi piace molto, diceva che fino a 40 anni noi no, non pensiamo con la nostra testa, che noi abbiamo il nostro pensiero, la nostra idea sono quella già preconfezionata che assumiamo. È quello che sta dicendo qua, che è della società, della famiglia, della chiesa, della religione, di tutto l'altro, della politica, dello Stato, di tutto, in generale. Poi dopo i 40 cominciamo a ragionare con la nostra testa. E quello che sta dicendo qua più o meno è questo. Ilario pensò alcuni istanti esprimendo la contentezza sulla fascia di cui aveva fatto un'importante scoperta, dichiarò soddisfatto. Ora mi rendo conto che, po che po come possono verificarsi fenomeni medianici in situazioni familiari della vita, sia nei fatti notevoli della genialità, o nei drammi quotidiani, ossia la medianità è in tutto quello che facciamo, è in qualsiasi cosa che facciamo. Sì, respirò, sottolineò l'orientatore. Ora, preoccupato per il tempo, per la nostra conversazione, che la nostra conversazione consumava, la medianità è un dono inerente a tutti gli esseri, come la capacità di respirare. E ogni creatura assimila le forze superiori o inferiori con le quali si sintonizza. Per essere sintonizzati dipende di come siamo e se ci sintonizziamo o con forze superiori o con le forze inferiori, no? Proprio per questo Gesù, il Divino Maestro, ci raccomanda pregare e vigilare, la preghiera e la vigilanza, per non cadere nelle suggestioni del male. Perché la tentazione è un filo di forze vive che si radiano da noi, catturando gli elementi che sono simili e tessendo così intorno alla nostra anima una spessa rete di impulsi a volte irresistibili. E cercando il posto che le competeva nel lavoro in corso, aggiunse: studiamo lavorando. Il tempo trascorso al servizio del prossimo è una benedizione di cui facciamo tesoro a nostro favore per sempre. Ripeto, studiamo lavorando. Il tempo trascorso al servizio del prossimo è una benedizione di cui facciamo tesoro a nostro favore per sempre. E anche degli altri, in realtà, al servizio per il prossimo. Grazie. Allora, ragazzi. Qua siamo, ho letto, era molto pieno di dettagli tecnici e pieno di ragionamenti particolari. Era un po' complicato, era un po' difficile estrincare tutta questa. Io non sono elettricista, non intendo di fisica, di chimica, di niente che ho, ma spero che vi sia arrivato il messaggio. Dopo vi devo far vedere una cosa di 1 minuto e passa e poi chiudiamo. Ma voglio le vostre domande, le vostre perplessità o i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Silvana. Allora, da quello che ho capito, diciamo, quando si hanno questi incontri, si sprigiona da noi lo spirito che è visibile anche dagli altri medium e contemporaneamente gli spiriti mentori percepiscono
la nostra potenzialità, quello che noi riusciamo ad avere con la medianità, sia la chiaroudienza o la Quello facoltà di che è. vedere quello che uno è. E durante queste riunioni, diciamo, l'energia che il medium ha si unisce all'energia degli spiriti, Sì, che non potenziando. vengono mai da sole, loro non sono mai da sole, solo uno che parla con, ci sta sempre tre o quattro che, spiriti benefattori che aiutano, perché non possono essere da soli, o medio e lo spirito, c'è sempre un gruppo, perché c'è bisogno di un sacco, c'è quello che si interessa dell'ambiente, che purifica l'ambiente, c'è quello che fluidifica l'acqua, c'è quello che dà sostegno al corpo del medium, no? Che aiuta il medium nella suo sostegno fisico, c'è quello che attiva le vibrazioni cosmiche perché possa energia scendere. Então, c'è sempre una miriade di persone che collaborano con il medium nel momento del lavoro. Che è un'equipe, Sì, ognuno con la propria specializzazione, sì. e insegnano anche in questa occasione ad accrescere, proprio ad accrescere la conoscenza, quello che dobbiamo imparare. E è bellissimo, sa che cosa? Che io, per esempio, adesso immagino che questo sta succedendo qua, adesso, con noi, no? In questo momento che siamo riuniti qua, anche se non siamo vicini, che là loro erano presenziali, no? Erano tutti vicini, ma anche se non siamo vicini, ma a livello cosmico siamo vicini. A livello spirituale siamo vicini. Então imagino che tutta questa roba sta succedendo qua adesso, in questo momento. Então tutta questa, se potessimo vedere tutti questi fili che ci collegano, tutta questa energia di raggi di luce che escono da noi e che arrivano dal cosmo, da questi benefattori che ci stanno aiutando. Wow! Immagina che forza, che energia che si sprigiona. E è bellissimo sapere che quando stiamo in un lavoro medianico, quale sia, c'è tutta questa preparazione, tutta questa cosa che accade. È incredibile. Io sono entusiasta ogni volta che leggo, anche se alle volte faccio fatica a sbrogliare o linguaggio loro, perché è un linguaggio tecnico e non è che io non sono tecnica, ma mi piace perché dà il supporto fisico che non è misterioso, che non è una cosa sovrannaturale, è una cosa fisica, è una legge, utilizzando le leggi della fisica, della chimica. E si vede, se potessimo vedere noi, no? Chi ha la visione, no? Può vedere tutto questo accadere. È bellissimo. Una volta eravamo un gruppo di amiche tramite sempre web e stavamo parlando e a un certo punto ad una di noi, a Marisa precisamente, e l'abbiamo visto in tanti, non tutti, ma in tanti, da sopra la testa gli è uscito un vortice. Proprio un vortice che faceva questa cosa così e poi si è allontanato verso l'alto. È stata una cosa di non è durata tantissimo, è stata bella. La Vedi, persona non se n'è accorta, lei non se n'è addirittura si è accorta. manifestato, capito? Addirittura si è materializzato, perché l'armonia del gruppo era così intensa che, diciamo così, che ha potuto creare la manifestazione visiva. È bellissimo, e questo succede quando ci stanno le riunioni. Perciò è interessante quando studiamo queste cose. C'è qualcun altro che vuoi dire qualcosa? Che è rimasto un po' perplesso, non ho capito qualcosa? Voi lì dello specchio dell'anima, mi dispiace, ma io non posso controllare
la pagina Facebook, ma vedrò dopo se ci sta qualche domanda, vi risponderò. Vi faccio vedere questo video che vi spiegherà, che vi farà vedere quello che abbiamo parlato tante volte e anche fa parte di questo discorso che abbiamo visto adesso. Condivido lo schermo, ecco qua, condivide, aspetta, ecco qua. Ecco qua. No, che ho fatto? Un attimo solo. Allora, tu sei un spirito e una delle più belle creazioni di Dio, ma molte volte tu ti dimentichi di questo e finisci per fare dei pensieri brutti che producono impulsi elettromagnetici e hanno un effetto molto impattante sul tuo corpo, questi pensieri. Questi impulsi nel cervello passano attraverso il cuore e allora cominciano a bombare il sangue, che sono pieno di cellule. Da tutte le parti del nostro corpo sono queste cellule. E senza distinzione, no? E alle volte queste cellule, no, vibrano in disarmonia, creando nel nostro organismo delle malattie. Senza percepire, tu vibra queste energie basse, creando un campo vibrazionale di energia attorno a noi e va nell'atmosfera della Terra. Ora, tutti i giorni, milioni di persone che fanno la stessa cosa in tutti i posti, immaginiamo quanto è condensato questa energia. E nella casa, nei grandi centri, in lavoro, nei paesi, nei vari posti della Terra, no? Tutti quanti formando un'energia densa e pesante nel nostro pianeta. Perciò non ti dimentichi che dentro di te esiste una scintilla divina. E la tua, tu sei una peça fondamentale per curare la Terra. Noi facciamo parte di un tutto e siamo tutti con essi. Andiamo insieme a brillare la nostra luce, aiutando uno agli altri. Questo era il messaggio. Ho dovuto fare velocemente perché passava troppo veloce. È quello che avevo detto a voi, che i nostri pensieri, unita al pensiero di tutti quanti, crea questa cappa densa. Qua nella riunione, come ha fatto vedere, loro non, diciamo così, stavano sublimando questo pensiero, questa energia, facendo sì con che le forme dense si sciogliessero per poter captare l'energia divina che arrivava da questo benefattore. Então, quando noi vigilare, pregare, orare, vigilare, diceva Gesù, questo era importante. Allora, voi lì avete da dire, Rosaria, Antonia, Alessandra, Elenia, Ciro, Saverio? Beh, io lo vedo proprio come un vero e proprio testamento. Cioè, l'ho visto in questo modo, quindi insomma ho appreso questa cosa che non conoscevo così bene, ecco. Sì, è vero. Grazie. Antonia, vuoi dire qualcosa? Sì, io prima, quando tu hai detto che riferito al fatto che dipende da noi, no, il fatto che le persone, a volte succede spesso che mi capita, e poi succede spesso che mi capita, ma nello stesso tempo capita che queste persone ne succedono tante. Cioè, succedono anche che tante, ecco. Ma adesso non per stare nello specifico, delle volte uno per dire mi dicono, tu parli così perché tu hai fede. Come se fosse una cosa non ragionata, diciamo così. Tu dici, tu credi, vorrei essere anche io come te. E allora, perché dico questo? Perché
La fede, vabbè, la fiducia per il Signore è qualcosa che giustamente si può studiare, si sente, si percepisce ai nostri occhi, il nostro cuore. Ma io credo che tutto quello che noi stiamo studiando, che sentiamo dello spiritismo, sia scientifico, cioè ci sono delle cose che sono improbabili, cioè sono proprio delle prove che Sì. noi abbiamo sempre, quotidianamente. È Sono vero. i nostri occhi, ma anche quelli che ci stanno vicino. E secondo me molte persone, ecco, non bisogna, non lo so, la parola accettare certe situazioni, perdonarsi, perché perdonarsi, perché molte volte noi preferiamo che sia proprio, ecco, sempre con il Signore, se il Signore era così, perché non faceva questo? Cioè, a noi dipende da noi. Io da quando seguo lo spiritismo, qualsiasi cosa che mi succede, qualsiasi, ma veramente, non perché io dico sempre, cioè se, io lo dico sempre che se dovesse mai succedere qualcosa, perché era quello il momento giusto per me. Sì, a parte questo, no? La nostra vita quotidiana è un continuo lavoro medianico, perché noi stiamo sempre in contatto con il mondo spirituale. La medianità è questo, è un contatto con il mondo spirituale e noi siamo sempre in contatto con il mondo spirituale. Quando facciamo una preghiera mattina, quando facciamo la preghiera la sera, quando cerchiamo di ragionare, né, in un gruppo, quando studiamo, è sempre un contatto, con il mondo spirituale, siamo sempre in connessione, non c'è un momento che diciamo che non siamo in connessione. E l'importante è approfittare e utilizzare questa connessione. Dipende da noi come viaggiare, cioè Sì. dipende da noi se vogliamo viaggiare basso o volare in alto, ecco. Brava, bravo, grazie, grazie. Saveri, Lene, Alessandra, volete dire qualcosa? Saveri? Io sì, volevo dire una cosa che ma impressionato, diciamo. Questa disquisizione un attimino del mondo spirituale, questa predisposizione che loro da spiriti hanno verso lo spirituale, però un'organizzazione che noi facciamo qua così e vederla anche nel mondo spirituale ti inorgoglisce, ti invoglia, come non riesco a spiegarmi bene, ma ti coinvolge maggiormente a dire io sto sulla strada giusta. Non so Sì, se mi posso provare. è vero, è vero. Io sono sempre entusiasta quando leggo perché io ho detto, Madonna mia, ma tutta questa roba, caspiterina, è un'organizzazione incredibile e è dentro di noi anche, funziona pure con noi. Adesso, in questo momento che stiamo facendo, è impressionante. E perciò non è una cosa soprannaturale, una cosa oh, no, strana, di fantasmi, di cose. No, è una cosa reale, è una cosa logica, è una cosa visibile. A scienza oggi si sta avvicinando a queste correnti mentali, a questa energia che è sprigiona del nostro organismo, al pensiero ai pensieri positivi e l'immunità dell'organismo, tutta questa roba, no? Fa parte di questa spiritualità e è bellissimo. Io veramente mi lascio andare nei pensieri, faccio come Andrea Luiz, comincio a viaggiare in questi pensieri quando leggo queste cose. È vero, grazie Saverio. Ti voglia pure, lei, cioè ti senti invogliato, non da fattori solo interni, ma anche esterni nella spiritualità, nemmeno È nella vero. persona, nella spiritualità. È Questo mi vero. sento dire. È vero, è vero. Voi altri ragazzi? Niente? Allora, io è arrivata Bea, la nostra mascotte. Fa un sguardo al tuo padrino. Ecco qua, Saverio. La vedi? La può vedere?
la può vedere. Vai, vai, vai. Volevo aggiungere. Scusa un attimo, Silvana. Io ho trovato lo specchio dell'animo, però non ho trovato niente di domande. Ah? Ho provato a vedere sullo specchio dell'animo, però non ho trovato domande. Ah, ok, ok, grazie Saverio, grazie, grazie mille. Dimmi Silvana. Ecco, io dicevo, no, che facendo questo percorso, prima di questo percorso c'era un po' di commiserazione, nel senso, ah, però, perché a me? Ma però sono sfortunata, ma qualcuno mi ha pensato male, mi ha tirato qualche cosa addosso, perché sennò non è possibile che mi capiti tutto questo. Invece con questa nuova conoscenza non esiste più perché a me, perché tutto quello lì che ci succede, che mi succede, e porta un qualche cosa di nuovo. No, e poi come abbiamo imparato che il nostro pensiero crea la nostra realtà, non ci sentiamo più da soli, no? Non abbiamo più sfortuna noi stessi, perché il nostro pensiero dice, diciamo, prima stavamo sempre a lamentarci, a vedere tutto nero, ma abbiamo un po' cambiato il pensiero e quello nero non capita tanto più spesso. È quello che accade, è il nostro cambio di paradigma. E anche la conoscenza delle persone, che non so perché, io dico sempre che c'è un filo conduttore, che ci porta a conoscere altre persone che hanno il nostro pensiero. E poi dopo scopriamo per caso che o seguono oppure non conoscono, però sono curiosi di sapere, di conoscere. E ognuno di noi nel nostro piccolo aggiunge un qualche cosa, un granello, e in questa conoscenza, come del resto, come hai detto tu prima, che vengono, no, questi spiriti mentori, ognuno con la propria conoscenza, no? E anche noi nel nostro piccolo portiamo un minimo di conoscenza, perché è un minimo, che può aiutare nello stesso tempo la conoscenza dell'altra persona, che ci aiuta a noi migliorare. Brava, brava, è così. Insieme. È proprio tutto insieme. È veramente così, questo che funziona. E questo è bello. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stato qui con noi, a voi lì dello specchio dell'anima, un bacione forte, forte, un bacione Gina, grazie ancora della disponibilità e vi ringrazio e vi lascio, vi condivido poi il testo con voi, perché voi possiate leggere con tranquillità e ripassare qualche punto che è stato un po' così, potete leggere, e vi mando nel sito, nella pagina e tutto il resto, va bene? Un bacione, buonanotte e buon proseguimento di serata. Grazie, ciao. Notte a tutti. Buonanotte, ciao. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao, passi e chiudo.